Nel Vangelo della quarta domenica del tempo ordinario, Gesù si trova in un contesto itinerante, si ferma a Cafarno, casa di Pietro, città sulla costa di quel lago dove Gesù ha attinto i suoi primi missionari. Su quella strada i romani avevano costruito la via del mare, una specie di via Emilia in cui poter davvero incontrare la gente, e su quella moltitudine di persone che si riversava su quelle strade di comunicazione che con strategie i romani avevano costruito, Gesù ha un modo di annunciare il Vangelo particolare. Pensate che ancora oggi le rovine della sinagoga di Cafarno, vicino alla casa di Pietro, è la più ampia che troviamo in quelle città. Ed è quindi in quell'uomo che Gesù entra nella sinagoga, legge, è un uomo indemoniato. E dice: che cosa c'è, figlio di Davide? Gesù zittisce il male che rende torbido il cuore di quell'uomo. Lo zittisce in una maniera chiara. Certo, chi lo vede, ma perché zittisce, perché ha questo potere, perché parla con autorità? Possiamo trovare il male ovunque, magari non combatterlo dentro di noi. Oggi l'ascolto di questa parola può rendere efficace, finalmente esorcizzare il male che dentro di noi ci impedisce di pacificarci, di amare, di sottolineare cose positive degli altri. È come se nelle organizzazioni, nella Chiesa, nel mondo, nella politica, ci fosse una resistenza a vedere il bene dell'altro. E allora chiediamo al Signore di dire anche a noi: taci quella voce scomposta, quella distruzione dell'altro, quella maldicenza, e comincia a far parlare il bene che dentro di te il Signore ha seminato. Agostino diceva che il male è privazio, buoni debiti. Noi diciamo: oggi il male è la mancanza del bene dell'altro che tu non riesci a dichiarare e a sostenere fino in fondo.